Nel suo intervento la prima battuta di introduzione è stata: l'epidemia in Italia non c'è, non parliamo di meningite, quindi associata alla parola epidemia. No, non c'è un'epidemia, i numeri che sono numeri sicuri perché c'è una notifica obbligatoria da parte dei medici che valutano i pazienti con meningite, una volta fatta di analisi meningite, ci dicono che i numeri sono stabili nel tempo, delle oscillazioni fisiologiche, ma non ci sono dei casi sovrannumerari. Dottore, avete anche parlato di alcuni sintomi che potrebbero preoccupare. Sì, abbiamo parlato a scopo didattico perché ovviamente ribadiamo il concetto che l'autodiagnosi, l'automedicazione deve essere sconsigliata. Abbiamo parlato di sintomi a scopo didattico, della febbre che sicuramente si associa spesso nei pazienti con meningite, la cefalea, le alterazioni dello stato di coscienza, quindi che può arrivare anche fino al coma a un paziente con meningite, sicuramente sì. Avete parlato anche della profilassi da seguire, ma soprattutto del fatto che le ASL avvisano le persone nel caso ci sia il rischio di contagio. Sì, la procedura è codificata, la denuncia che è la denuncia obbligatoria di malattie infettive, che non è solo per le meningiti, va all'ASL che poi di appartenenza del caso indice, a cui segue una serie di ricerca di contatti, quindi verrà offerta ai contatti una profilassi codificata secondo protocolli standard e sorveglianza per eventuali altri contatti. Dottore, questa sera c'è stata anche l'occasione di parlare del nuovo piano nazionale vaccinale emanato insomma da poco. C'è ancora però tanta paura per le vaccinazioni, addirittura insomma abbiamo visto che in Italia si è abbassata notevolmente la soglia di vaccinazione. Ci sono vecchi studi che hanno creato degli allarmismi e che probabilmente sono causa dell'abbassamento della soglia della vaccinazione e che comunque non esistono evidenze che ci dicano che i vaccini sono correlati a altre patologie.